Il Vangelo di oggi ci fa incontrare Gesù in Galilea, presso Genezaret. Qui il Signore viene immediatamente riconosciuto e la gente accorre perché è proprio il Signore colui che li guarirà, colui che li salverà. Per questa ragione lo cercano ovunque, con l'intento di affidargli gli ammalati nel corpo e nello spirito. L'entusiasmo del popolo dinanzi alla scoperta dell'arrivo di Gesù ci fa comprendere che nel cuore di ogni uomo non regna solamente magari il desiderio di incontrarsi con Lui o di stare con Lui, ma soprattutto il desiderio, grazie a questo incontro salvifico, di essere curati dalle malattie che magari schiacciano il nostro corpo e la nostra anima. La salvezza per ogni uomo avviene quando finalmente lasciamo che sia Dio a regnare nella nostra vita. Il tocco simbolico del mantello che guarisce potrebbe anche ricordarci l'abbraccio tenero del Padre che ci accompagna lungo il cammino della nostra vita, indicandoci la strada da seguire, allontanandoci dal male e dal peccato. Non è il mantello in sé che procura la salvezza, ma la fede in Gesù, Figlio di Dio, il quale è il solo capace di consolare, guarire e ristabilirci nella giusta relazione con Dio. Come ci ricorda ancora Papa Francesco in merito al Vangelo di Matteo sull'emorroissa guarita da Gesù proprio dopo averne toccato il mantello, Cristo è l'unica fonte di benedizione da cui scaturisce la salvezza per tutti gli uomini e la fede è la disposizione fondamentale per accoglierla. Gesù, con il suo agire pieno di amore, pieno di misericordia, indica a noi e alla Chiesa il percorso da compiere per andare incontro ad ogni persona, perché ognuno possa essere guarito pienamente, recuperando sicuramente la dignità di essere figlio di Dio. Qual è il mantello che devo toccare per essere salvato? Buona e santa giornata a tutti.